eccoci ad un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Elio Tinti, vescovo di Carpi, alla festa del patrono dei giornalisti ha ripercorso i 10 anni dal suo insediamento in città, dal percorso pastorale agli interventi edili, con un solo cruccio, i pochi rapporti con l'Islam. 250.000 euro, a tanto ammonta la cifra stanziata dalla Fondazione Cassa Risparmio Carpi per gli aiuti alle famiglie in difficoltà. Si tratta del Fondo Straordinario Anticrisi. Daniele Cavazza, da 15 anni segretario di Confesercenti, lascia Carpi per Modena. Al suo posto arriverà Massimiliano Silingardi, 40 anni, dal 98 consulente fiscale dell'associazione. Nel parco Pertini di via Bollitore, in prossimità del sottopasso ciclopedonale, sarà innalzato un monumento al Muro di Berlino, un'opera dell'artista Adolfo Lugli. Ora basta con Italia al Ramazzini, lo ha detto il sindaco Enrico Campedelli intervenendo sulle vicende che riguardano l'ospedale cittadino. Dall'AUSL ha aggiunto: mi aspetto qualche segnale in più. Il vice sindaco Lorena Borsari ha rivelato di avere recuperato un fondo rimasto inutilizzato per anni. Senza il suo intervento, il finanziamento da 1 milione di euro sarebbe sfumato. Il comprensivo Carpi Nord si mobilita a favore del preside Vito Pecoraro dopo che il TAR della Sicilia ha annullato il concorso che lo aveva promosso a dirigente. Insegnanti e genitori sono sul piede di guerra. Festa grande al Meucci per l'avvio delle celebrazioni per il 50° dell'istituto. Numerosissime le partecipazioni alla Notte Bianca, una promozione riuscita anche per l'orientamento. Blu Marine e Spazio 6 protagoniste a Pitti Bimbo. La fiera fiorentina ha visto sfilare le piccole principesse di Miss Blu Marine, griff disegnata da Anna Molinari e prodotta da Spazio 6. Sempre a Pitti Bimbo ha riscosso successo lo stand di K-Art, che nell'occasione ha presentato una serie di immagini di papà ritratti insieme ai loro bebè. Nei primi 20 giorni di gennaio a ostetricia sono venuti alla luce 122 bambini, mentre nello stesso periodo dello scorso anno i nati erano stati appena 88. Se la tendenza verrà confermata sarà baby boom. È durato oltre 6 ore il dibattito consiliare sul bilancio di previsione del comune, maggioranza compatta a difesa della manovra e minoranze all'attacco sulle scelte, con dubbi sui conti. Davide Dalle Ave sarà riconfermato segretario cittadino del PD. Tra le linee d'azione da lui indicate, il rafforzamento dell'identità del partito e la crescita dei giovani dirigenti. Molto più di una mostra a mercato, la Bolognese Arte Fiera è uno dei più importanti saloni d'arte moderna e contemporanea d'Italia. L'appuntamento 2010 nel weekend dal 29 al 31 gennaio. Ed è tutto per questa settimana, grazie dell'attenzione, arrivederci.